Ciao a tutti, io sono Simone di ioilmiozaino.it e in questo video vi mostrerò un accessorio da viaggio davvero interessante. Se il tema del viaggio vi interessa, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. E adesso, sigla! Lo Scrubba Style Pack è un accessorio altamente versatile con 4 diversi utilizzi: zaino stagno, doccia portatile, lavatrice portatile e sacca di compressione. Offre un volume di 18 litri ad un peso di 455 grammi, di cui 210 sono dovuti agli spallacci. I materiali non sono specificati, ma ne parleremo più avanti. Una delle funzioni più interessanti dello Scrubba Style Pack è che questo oggetto è una vera e propria lavatrice portatile, ovvero è una sacca stagna al cui interno è stata piazzata una tavola di silicone flessibile con tante palline su cui voi andrete a sfregare i vostri indumenti insieme ad acqua e sapone. Adesso lo facciamo assieme. Il procedimento è molto semplice, basta aggiungere un po' d'acqua dentro alla sacca, poi metterci dentro il sapone. Io adesso faccio per finta, ovviamente, perché non devo lavare queste magliette. Poi ci butto dentro le magliette, aggiungo dell'altra acqua se necessario sopra queste due magliette. Ma sì, buttiamoci dentro un po' d'altra acqua. Poi chiudo la sacca facendo almeno 3 giri, ok? Apro la valvola e faccio uscire l'aria. Vedete, la sacca si ristringe. Arrivato al punto in cui non esce più aria o comincia a uscire un pelino d'acqua, chiudete molto bene la valvola. E quello che rimane sarà questo, ok? La sacca semi vuota, e poi quello che dovrete fare semplicemente è sfregare i vostri indumenti contro la tavola in silicone all'interno della sacca per diversi minuti, ok? Poi questo dipende anche da quanti vestiti ci mettete dentro. Non ho mai avuto problemi con indumenti rovinati, la maggior parte delle macchie si toglie e qualsiasi odore viene rimosso, e sinceramente sono stato ben sorpreso dall'efficacia di della funzione lavatrice. Partendo dalla sua funzionalità come zaino, devo subito dire che io gli spallacci, quelli originali, li ho tolti. Come vedete, questi qua non sono gli spallacci originali dello zaino. La ragione per cui li ho tolti è che erano veramente scomodi, veramente rigidi. Non so se li hanno cambiati, io generalmente lo utilizzo soltanto con uno di questi due qua, quindi tipo sling, non tipo zaino, e per quello che ci devo fare io funziona più che bene, perché essendo questa una sacca stagna, ma avendo queste clip qui in alto e qui in basso, può essere utilizzato quando vai a fare kayak o qualsiasi sport che ha a che vedere con l'acqua, e per questo tipo di utilizzo funziona molto bene, anche se appunto devo sottolineare che gli spallacci non erano il massimo, infatti appunto li ho buttati un po' di tempo fa. Però ovviamente, se non siete interessati all'utilizzo come zaino o come sling, questi si tolgono facilmente e potete utilizzare la sacca come una normalissima sacca stagna all'interno del vostro zaino principale o zainetto giornaliero. Oltre alla possibilità di essere trasportato come zaino, se non buttate gli spallacci, o come sling, come faccio io, differentemente dalle altre sacche stagne, ci sono anche su un lato una bella maniglia per il trasporto, anche se io non la utilizzo molto spesso, e invece questi che sono molto utili, che sono dei punti di aggancio per moschettoni. La modalità doccia funziona veramente bene, basta riempire tutta la sacca d'acqua facendo almeno 3 giri per chiuderla in cima, altrimenti perde da qua sopra. Poi, utilizzando questi due punti di aggancio in basso e lo stesso spallaccio che utilizzate per trasportare la sacca,
agganciare questa sacca a testa in giù su un ramo in qualsiasi punto in alto, e vi consiglio, essendo la sacca nera, di lasciarla appesa se possibile tutto il giorno o quanto più a lungo possibile, perché l'acqua all'interno si scalderà e poi basterà aprire questa valvola per far uscire il getto che esce proprio tipo con una doccia, e farvi una doccia anche di qualche minuto, e per la mia esperienza funziona davvero molto bene. Anche la modalità sacca di compressione funziona molto bene. Qua la sacca è già piena, potete vedere dalla parte della parete, sta schiacciarla ancora un po', ci aggiungo qualcos'altro per farvi vedere. E poi quello che bisogna fare è aprire completamente la valvola in modo che possa uscire l'aria, schiacciare il più possibile, funziona meglio da in piedi in effetti, ok? Poi arrotolare, di nuovo comprimere l'aria fuori il più possibile, chiudere la valvola. Ed ecco che avete la vostra sacca di compressione, e che il contenuto, che era molto più grande, molto più voluminoso prima, adesso è molto più compresso. Per chiudere con dei pro e dei contro, lo Stealth Pack è davvero versatile. 4 funzioni in uno, tutte molto utili a ogni viaggiatore. La lavatrice portatile da viaggio funziona benissimo e vi salverà la vita un sacco di volte. La capienza maggiorata rispetto alla versione standard è qualcosa che troverete molto utile, soprattutto quando utilizzate la funzione lavatrice e la funzione ovviamente doccia. Dalla parte dei contro invece, gli spallacci erano particolarmente scomodi, al punto che li ho buttati, e anche particolarmente pesanti. Una parte della borsa è in un materiale più sottile a cui dovrete fare molta attenzione. Un'altra cosa importante che penso sia opportuno sottolineare è che la scraba non fa soltanto lo zaino, ma fa anche una versione più classica, più semplice di questa lavatrice portatile, oggetto multiuso, che penso che molti viaggiatori adoreranno. Quali sono le differenze? Lo zaino che avete appena visto è più grosso, quindi potete lavare più cose in una volta sola. Può essere utilizzato come zaino e come doccia, cosa che non potete fare con il prodotto classico. E costa di più. Mentre il prodotto classico è più economico, più piccolo e leggero, non può essere utilizzato come zaino, e un'altra cosa, più piccolo vuol dire anche che non potete lavare altrettanta quantità di roba come per lo zaino. Può essere comunque utilizzato come sacca stagna e come sacca di compressione, però di nuovo più piccola. E secondo me, cosa più importante, è più economico e più leggero, quindi le differenze secondo me sono due. Se volete utilizzare la funzione doccia, siete sicuri che utilizzerete la funzione doccia. Se volete utilizzare lo zaino, se volete una lavatrice più grossa, allora vale la pena acquistare lo Stealth Pack. Se no, se volete qualcosa di più piccolo e leggero, se volete semplicemente lavarvi qualche capo in giro per il mondo per risparmiare, allora io vi consiglierei la scraba classica, perché non vi serve la doccia, perché non vi serve lo zaino, perché fondamentalmente la utilizzerete soltanto per lavare qualche capo qua e là e risparmiare sulla lavatrice, e ovviamente anche usufruire delle altre varie funzionalità come sacca di compressione, sacca stagna, eccetera. Per concludere, questo è un prodotto che io consiglio davvero tantissimo. Ci sono alcune cose che secondo me potrebbero essere migliorate, come per esempio la qualità degli spallacci e la resistenza dello zaino del prodotto, anche se devo dire che il fatto che la parte più esterna sia di un materiale più sottile è una questione di necessità, altrimenti non riuscireste a utilizzarlo come lavatrice, perché non riuscireste a sfregare altrettanto bene gli indumenti contro la tavola di silicone. Però è una cosa da ricordare: se andate a fare avventure, kayaking, qualsiasi sport che ha a che vedere con l'acqua e utilizzate lo Stealth Pack come zaino stagno, dovete farci un pochino più attenzione. Nonostante questo, ve lo raccomando tantissimo, scegliete o lo Stealth Pack o la scraba, ma questo è un accessorio che secondo me ritroverete molto molto utile. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, andate a vedere la pagina Facebook e la pagina Instagram, lasciatemi un commento se avete delle domande. Grazie mille e alla prossima!